seconda edizione del Tuscany Run 10. Quando inizierà questa edizione? La seconda edizione del Tuscany Run 10 inizierà il 9 di aprile del 2017 con appunto la prima tappa che è a Gragnano, a San Sepolcro, che è l'ottava ecocorsa del lago di Montedoglio organizzata dall'Atletica Sestini Fiamme Verdi. La seconda tappa è il 23 di aprile in Piazza Grande ad Arezzo, è la 33esima corsa del Saracino organizzata dalla Podistica Arezzo. La terza tappa è il 25 aprile a Fogliano della Chiana ad Arezzo, è la 44esima camminata del Donatore organizzata dalla Vis Fogliano. Dopodiché si passa alla quarta tappa il 19 maggio a Bucine, sempre provincia d'Arezzo, che è la quarta Strabucine Night Run organizzata dalle Fiamme Verdi. La quinta tappa è il 21 maggio a Castiglion Fiorentino al Boscatello, che è Corri al Boscatello, 15esimo Memorial Pierini della Podistica al Campino. La sesta tappa è il 2 di giugno a Montepulciano Siena, che è il 7° ecogiro del lago di Montepulciano organizzata dalla Chianina Running. La settima tappa è l'8 di giugno organizzata ad Arezzo in Piazza San Giusto, che è il 3° Memorial Fardelli dell'Atletica Sestini e organizzata insieme al quartiere di Porta Sant'Andrea. Dopodiché si passa all'ottava tappa, che è il 22 di luglio, è Marciano della Chiana Arezzo, che è la seconda marcia della Chianina organizzata dalla Chianina Ciclostorica Vintage. La nona tappa è il 18 di agosto a Pieva Maiano Arezzo, che è la sesta Corri per Pieva Maiano organizzata dalla Podistica Arezzo. La decima tappa è il 10 di settembre a Casanuova Arezzo, che è la 14esima corsa del bastoncello organizzata dalle Fiamme Verdi. Inoltre ci sono tre gare extra, che sono la prima il 27 d'agosto a Cesa Arezzo, che è il 3° trofeo Santa Lucia organizzata dalla Podistica al Campino, poi la seconda tappa è il 2 di settembre alla Pace di Fogliano della Chiana Arezzo, che è la quarta pace in corsa della Vis Fogliano, e la terza tappa extra è il 1° ottobre a Montepulciano Stazione Siena, la seconda Montepulciano Run della Chianina Running, che praticamente sarebbe quella che chiude tutto quanto il circuito. Il quartiere di Porta Sant'Andrea si inserisce nella Tuscany Run 10. L'8 giugno è in programma il 3° Memorial Fardelli, un impegno per ricordare insomma anche un appassionato ai colori bianco-verdi. Esatto, è il terzo anno che ricordiamo il nostro capitano vittorioso Carlo Fardelli. Personalmente per me è un onore ricordarlo nello sport, perché fin da piccolo mi ha accompagnato sia per l'atletica, nel calcio, è sempre stata una persona attiva nello sport, ma nel suo significato più ampio, quello vero della lealtà sportiva, dell'aggregazione e con uno spirito vero sullo sport. Per quanto riguarda questa iniziativa, è nata su un'iniziativa di quattro amici che hanno deciso di ricordare appunto Carlo Fardelli e proprio in un ambiente a suo caro, quello del quartiere di Porta Sant'Andrea. Terzo anno, la gara fatto dalla sua prima iniziativa, dal primo anno ha cercato di migliorarsi, e già quest'anno è il secondo anno che forniamo il servizio anche di cronometraggio tramite chip, anche perché è una gara su un percorso cittadino, quattro giri, e che ha trovato un bel riscontro l'anno scorso con più di 200 partenti nonostante il tempo non ci abbia aiutato. Altra peculiarità è che garantiamo un servizio docce fine gara e soprattutto poiché viene a ridosso dell'inizio della settimana del quartierista, tutti gli atleti potranno trovare degli stand a fine gara per fermarsi, cenare, rimanere insomma in compagnia e proprio vivere lo spirito vero che è quello dell'atletica.